I temi affrontati sono quelli classici della chirurgia plastica estetica. Quello che ovviamente è emerso, e dico ovviamente perché ormai è un dato di fatto, è che esiste una interazione indiscutibile tra la chirurgia plastica tradizionale e quelle che sono le tecniche che altrettanto tradizionalmente sono ritenute appannaggio della medicina estetica. Ormai l'interazione tra le due attività è inevitabile, al punto che io preferisco di solito, quando affronto queste tematiche, parlare non tanto di chirurgia estetica o medicina estetica, ma di estetica medica a tutto campo, dove ciascun operatore poi impiegherà le tecniche che gli sono più congeniali e che conosce meglio per ottenere il risultato ottimale per il paziente. Indubbiamente, attualmente ci sono una serie di procedure di chirurgia estetica che sono diventate, se non desuete, perlomeno non praticabili, non proponibili, se non associate a procedure che sono invece, ripeto, più caratteristiche della cosiddetta medicina estetica. Alludo all'impiego delle tecnologie moderne, macchinaria ad emissioni di energia, le luci, le energie elettriche e quant'altro. E alludo forse anche e soprattutto all'applicazione delle moderne conoscenze che ci provengono dalla ricerca in ambito rigenerativo, perché medicina estetica e medicina rigenerativa alla fine sono la stessa cosa.